Siamo con Adriana Francesca, il presidente dell'Associazione Sanità Mannia, per parlare di questa settima edizione di Benevento in Fiore. Che novità ci sono? Come pensate di svolgerla? Insomma, come sarà questa 3 giorni dedicata ai fiori? Come ha detto lei, saranno appunto 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, interamente dedicato al verde, al giardinaggio, alla botanica, un po' a tutto quello che riguarda i nostri balconi e i nostri giardini. Ci sono tanti espositori, sono quasi 70 espositori, se ne stanno aggiungendo di volte giorno per giorno tantissimi altri, solamente che ormai non possiamo più farli aderire perché le postazioni sono tutte esaurite. E niente, ci sono tante novità, ci sono laboratori, collaborazioni, laboratori di ceramica, laboratori di fiori di stoffa, laboratori e seminari sugli oli essenziali, sulle proprietà fisioterapiche degli stessi e tante collaborazioni con Futuridea, con la regione, con gli architetti che insomma faranno delle visite guidate in villa sulle varie piante che insomma abitano la villa. Tante novità, insomma va bene quest'anno.